Benissimo, apriamo anche il pomeriggio della domenica qui a Chiasso Letteraria e lo facciamo riproponendo un piccolo esperimento, se vogliamo, che abbiamo proposto l'anno scorso come Chiasso Letterario su iniziativa di Tiziana Mona e mia, cioè quella di riunire attorno a un tavolo tre giovani scrittrici svizzere di tre lingue diverse per parlare di tre libri che toccassero tutti uno stesso tema, ma in tre lingue diverse, quindi comunque da tre punti di vista in qualche modo diversi. L'idea già l'anno scorso e così anche quest'anno era appunto quella di mettere in dialogo tre letterature, sicuramente distinte perché si sviluppano in tre lingue diverse, fanno riferimento almeno in parte a tre tradizioni letterarie diverse. Perché si fanno riferimento anche a tre culture in qualche modo diverse, però sono legate da uno stesso paese, da una stessa società, cioè quella svizzera, e quindi ci sembrava interessante metterli in dialogo per vedere cosa effettivamente c'è di simile o che li può unire pur nelle loro differenze. L'altro scopo era quello comunque anche di far conoscere delle scrittrici e dei libri, delle opere che vale la pena di far conoscere al pubblico di Chiasso Letteraria e della Svizzera italiana più in generale, che però non sono ancora tradotti. Invogliando anche magari gli editori a tradurre questi libri che noi riteniamo di valore, o in generale opere di letteratura svizzera che magari fanno più fatica a circolare proprio perché c'è l'ostacolo linguistico di mezzo. In questo senso siamo molto felici del fatto che è appena uscito in traduzione italiana La contadina di Purin di Noemi Lerch, che era ospite a questa tavola rotonda l'anno scorso per Gabriele Capelli Editore, quindi almeno l'anno scorso questo obiettivo è riuscito. Anche quest'anno, comunque, come l'anno scorso, abbiamo deciso di fare una traduzione di alcuni brani, alcune pagine di questi, dei due libri che non sono tradotti in italiano, anche per dare a voi comunque un'idea di quello che le autrici che abbiamo invitato scrivono, pur non avendo a disposizione una traduzione in italiano. Anche perché a livello poi di programmazione del festival abbiamo sempre questo problema, troviamo magari dei libri che sono molto interessanti, degli autori, delle autrici interessanti, poi non c'è una traduzione in italiano, allora si valuta sempre un po'. E allora ci siamo detti, tagliamo la testa al toro, traduciamoli noi, così li facciamo conoscere. E questo era un po' il senso. Come l'anno scorso, questo incontro, tra l'altro, è organizzato in collaborazione con la Literatur House di Zurigo. Le traduzioni sono finanziate anche da Pro Helvetia, quindi ci piace questa dimensione nazionale che mette in relazione le differenti regioni linguistiche del paese. E quindi anche oggi, anche questo pomeriggio, daremo spazio a delle letture per farvi veramente conoscere quello che le scrittrici che abbiamo invitato scrivono. Anche quest'anno, come l'anno scorso, siamo appunto partiti da tre libri, che poi, per il caso, non so, sicuramente per merito loro, sono di tre scrittrici. L'idea è comunque quella di dare voce e dare spazio a giovani autori o autrici. E abbiamo deciso di legarli, oltre che per il paese delle tre scrittrici, cioè la Svizzera, anche da un tema che hanno in comune. E visto che quest'anno a Chiasso Letteraria parliamo di tabù, in questo caso ci siamo detti che uno sguardo interessante da parte di giovani autrici poteva essere quello sulla famiglia, quindi parlare di tabù in famiglia e sulla famiglia, sul concetto che abbiamo di famiglia. E allora quest'anno abbiamo tre libri che appunto vi presento adesso. Il primo è Immer ist alles schön di Julia Weber, un libro che ha vinto diversi premi, fra cui il Terranova, che aveva vinto anche di Purin, che appunto abbiamo presentato l'anno scorso. E poi è stata anche nella cinquina finale dello Schweizer Buchpreis, un importante premio svizzero che si rivolge solo e esclusivamente alla letteratura comunque di lingua tedesca, ma un importante premio, questo è il suo primo libro. Poi abbiamo
Les Fils o Les Fils, perché è un titolo che può essere letto in due modi e magari poi vedremo un po' perché questa scelta di L'Olivier Tillemans. Che è appena stata una residenza di scrittura a Buenos Aires, e quindi tra l'altro questo libro per ora non ci sono in vista, mi sembra, traduzioni in italiano, ma due traduzioni in spagnolo in vista. C'è giusto, il per il momento, due traduzioni in italiano, no. Ma due in spagnolo, due differenti traduzioni in spagnolo. Tu peux expliquer brièvement comment ça se passait? Il y a deux travaux de traduction en espagnol, parce que un espagnol d'Espagne et un espagnol d'Amérique latine. Donc voilà, les éditeurs ont des choix différents. Et comme ultimo libro, abbiamo L'ultima innocente di Sibilla De Stefani. Uscito nel 2016, quindi magari qualcuno di voi in realtà l'ha già letto, uscito per Salvioni Narrativa. Lei è assistente all'Università di Zurigo e niente, questo ci sembrava un libro interessante da riprendere, anche se appunto è uscito nel 2016, magari qualcuno di voi l'ha già scoperto, l'ha già letto, però ci sentivamo di invitare l'autrice e di parlare di questo libro, perché si lega veramente bene al tema di oggi. Per cominciare a parlare di questi libri, pensavo di partire dal punto di vista da cui sono raccontate queste storie, perché sono tre punti di vista sulla famiglia, all'interno delle famiglie, molto diversi. E quindi partiamo un po' da qua per cominciare a inoltrarci in queste storie. Nel libro di Julia, Immer ist alles schön, la storia è raccontata non solo, ma principalmente da Anaïs, una bambina di 12 anni, che ha un fratello minore, Bruno, e una madre che ama il vino e gli uomini, e infatti loro sono fratelli, ma di due padri differenti, che in realtà sono assenti, non ci sono nel libro. E leggendo questa storia, pensando a questa scelta di punto di vista, mi sono chiesto se è arrivata prima la necessità di raccontare una storia, o se è arrivato prima proprio questo punto di vista, cioè un bambino che racconta una storia e questa lingua così particolare per rendere così bene questo punto di vista di una bambina di 12 anni. Buongiorno. Am Anfang dieses Buches war die Sprache und eigentlich gar keine Geschichte und auch keine Kinderstimme oder kein Kind, das erzählt, sondern ein Blick auf die Welt, den ich mir selbst angeeignet habe oder bewahren wollte, nämlich dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das ein Kinderblick ist und so hat die Geschichte begonnen. Allora, all'inizio non c'era né una storia né in fondo neanche dei bambini, ma c'era la lingua, una ricerca che io che facevo sulla lingua, una ricerca su qual è il mio sguardo sul mondo, e poi si rivelò che questo sguardo era quello di una bambina. Sì. Benissimo, un altro sguardo, un altro tipo di sguardo invece lo abbiamo nel libro di L'Olivier Tillemans, perché in questa storia invece ci sono piuttosto degli adulti. Degli adulti che però guardano alla propria infanzia, alla propria giovinezza, perché sono in qualche modo costretti a farlo. Dans ton livre, le point de vue, c'est celui de deux adultes qui ont cette exigence de regarder à leur passé, à leur enfance et jeunesse, par un événement qui arrive au tout début du livre, c'est en fait le suicide d'un personnage, de Raphaël, qui est le fils d'Odile, une de ces deux personnages nous allons retrouver dans ce livre, et un ancien copain de classe de Cédric, l'autre personnage, l'autre point de vue.
Donc je me demandais si au début l'écriture est née de l'exigence de parler de cet événement déclencheur, ou bien si c'était une exigence, d'une confrontation avec un passé, de mettre en scène des personnages qui ont cette confrontation avec leur passé. Che riassumo veloce in italiano, il libro parte dal suicidio di uno di questi personaggi, Raphael, che è il figlio di Odile, uno dei due personaggi principali, e un ex compagno di classe di Cédric. E quindi c'è questo scontro e chiedo a Lolvé se la partenza è stata questo evento, l'idea di sviluppare questo evento, oppure l'idea di confrontarsi con degli adulti che guardano al loro proprio passato. Je crois que en fait j'avais besoin d'un événement qui contraint Cédric, donc un des deux personnages principaux, à aller fouiller cette enfance qu'il a bien cachée, bien mis dans une boîte. Puis à un moment donné, il y a un trou qui se fait dans cette boîte, et forcément, c'est un événement qui le fait vaciller. Et cet événement, c'est le suicide de la personne qui est finalement la plus importante de son enfance, qui est Raphaël. Sì, quindi l'inizio della scrittura è proprio arrivata dall'idea di sviluppare questo evento e poi di mettere in relazione questi due personaggi. E, passando a Sibilla, allora in Les Fils o Les Fils abbiamo un legame col territorio molto preciso, cioè si parla effettivamente della Romandia, molto chiaramente della Svizzera. Nel romanzo di Sibilla, De Stefani, invece l'ambientazione è molto più meno definita, anzi si parla di un posto in Europa, ma piuttosto generico, si parla di Euro, quindi non si svolge in Ticino. E in questo caso il punto di vista è invece quello di un'adolescente, Sara, che all'inizio del libro ha 15 anni e che è costretta in qualche modo a crescere in fretta, a fare la donna di famiglia in una casa dove non c'è una madre, dove c'è un rapporto abbastanza difficile col padre. E quindi in questo caso mi viene da chiederti se volevi raccontare la storia di Sara o se piuttosto volevi mettere in scena la sua famiglia in generale. Buongiorno. Allora, un po' tutte e due le cose, nel senso che a me interessava scavare questa faccenda, che in fondo è un po' il centro del libro, del rapporto fra Sara e suo padre. Un rapporto che è centrale perché in questo rapporto che è binario manca una terza figura, come hai detto anche tu, che è la figura della madre, e che quindi Sara si trova in qualche modo costretta a dover assumere, anche perché Sara ha due fratellini più piccoli, Jonathan e Maddalena, e quindi si trova in qualche modo investita di un ruolo che non ha ancora l'età né la maturità da un lato per assumersi, ma che dall'altro è costretta ad assumersi, e che ovviamente incide nella relazione piuttosto estrema, sia nel bene che nel male, che ha con suo padre, che direi che è un po' il filo rosso al centro della vicenda. E allora adesso passerei a delle letture per trovare anche la lingua di cui Giulia parlava, e avete le traduzioni che abbiamo fatto, che sono state distribuite all'entrata. Quindi cominciamo appunto dal libro di Giulia e cominciamo dall'inizio della traduzione che avete anche voi. E leggeremo appunto il primo paragrafo, per poi saltare un pezzo più avanti, dove riprende con la sera ci sediamo di nuovo intorno al fuoco.
Ich wünsche mir einen Urlaub mit Feuer und Ferne und Bruno wünscht sich einen Urlaub ohne Alkohol. Gut, sagt Mutter, weil ihr einen Geburtstag habt, dann machen wir Urlaub. Und berühre ich auf dem Weg zur Busstation die Büsche, zwitschern sie und bewege ich die Arme, berühren sie Luft. Und strecke ich die Zunge aus dem Mund, bleibt sie warm. Mutter raucht vor einem Plakat, auf dem ein Mann am Frühstückstisch lächelt und Mutter schließt dabei die Augen. Wir fahren in Urlaub. Im Bus kommt der Uringeruch aus dem dreidimensionalen Muster der Sitze. Wir fahren in Urlaub bis zur Endstation. Bruno trägt sein Buch über die Brücken der Welt unter dem Arm. Alle paar Minuten muss er es ablegen und die Arme schütteln. Am Abend sitzen wir wieder am Feuer, die Sonne ist weg, die Luft blau. Mutter hält den Zahnputzbecher mit Wein gefüllt in die Höhe. Auf uns, sagt sie. Davor sagte sie, entweder Urlaub oder kein Alkohol, aber beides gehe nicht, denn sie könne uns nichts gönnen, wenn sie nicht sich selber was gönnen könne und das Einzige, was sie sich wünsche, sei am Abend ein Becher voll Wein. Mit dem Becher wird Mutter weich wie das Licht des Feuers. Jetzt ist alles gut, sagt sie. Hast du mit Peter geredet, fragt sie. Noch nicht, sage ich. Hast du geküsst? Nein, sage ich, ich möchte nur mit ihm reden. Aber das wird großartig, das Küssen, sagt Mutter, und dann erscheint der Koloss zwischen den Bäumen. Er kommt näher, wird immer größer, wird riesengroß, steht im Feuerlicht vor uns mit einem langen Schatten hinter sich. Seine Zehen schauen aus den weißen Sandalen und sein Gesicht ist im Licht ein Ungeheuer. Er fragt Mutter, ob sie wohl mit ihm tanzen gehen wollen würde. Nein, danke, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier. Ob wir wohl alle mit ihm tanzen gehen wollen würden, also tanzen würden nur Mutter und er, aber wir könnten ja Steine ins Wasser werfen oder eine Cola trinken oder was Kinder eben so tun, wenn die Erwachsenen zusammen tanzen. Er bewegt die Zehen beim Reden, seine Zehennägel haben die Farbe von Ohrschmalz. Nein, danke, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier, um mit ihnen hier zu sein. Und wenn jetzt aber, sagt der Mann, sie nur für einen Tanz, er fände sie nämlich reizend und würde so gerne mit ihr einen Tanz haben. Nein, sagt Mutter, ich bin mit meinen Kindern hier. Also keinen einzigen Tanz. Es zuckt ihm das Flammenlicht im Gesicht und er trägt die gleiche kurze Hose, aber zu der Hose ein Safari-Hemd mit dunklen Flecken unter den Achseln. Er riecht nach frisch rasiert und auch ein bisschen nach altem Wasser. Nein, verdammt, sagt Mutter, einen nur, sagt er, Bruno singt. Ich schaue dem Koloss auf die Haare an den Beinen, Mutter starrt ins Feuer und trinkt schnell, der Wein leuchtet rot im Feuerschein. Also, sagt sie, Mutter steht auf. Ist das gut für euch? Fragt sie. Ich nicke. Bruno singt. Dann geht sie schön und rot davon neben dem Koloss, der von oben auf ihre Stirn einredet. Er freue sich also so sehr, sagt er. Wenn er sich doch so freut, sage ich, Bruno singt lauter. Bruno, wenn er sich doch so freut, dann ist doch nichts dabei. Mutter ist doch eine Gute, deshalb nur. Bruno singt lauter, und ich schweige am Feuer, ich möchte Mutter fragen, wie es war. Ecco, direi che si sente bene questo, quello di cui parlava Giulia, di questo modo di vedere il mondo in questo inizio, di questa ricerca sulla lingua che penso che traspare poi anche nella traduzione. C'è questo personaggio della madre che mi viene da chiedere come è nato, visto che sei partita dalla lingua, che all'inizio non c'erano dei personaggi, molto dello sguardo di questi due bambini va sulla madre, che è un personaggio appunto che ha questo rapporto con l'alcol, che non riesce a farne meno, questo rapporto strano anche con gli uomini, quindi un mondo difficile da decifrare. Com'è nato questo personaggio? Come si è sviluppato durante la scrittura? Die Mutter ist als Gegenstück zu Anais entstanden, als Gegenstück zu diesem Blick
und sehr lebendigen Blick auf die Welt und die Mutter ist auch die Figur, die ihren Kindern diese Lebendigkeit mitgeben will, die ganze Zeit. Also sie scheitert eigentlich am Leben, weil es ihr zu funktional ist, weil sie nicht funktionieren kann in dieser Gesellschaft und ihren Kindern so eine Lebendigkeit mitgeben will. Und so ist eigentlich die Sprache von Anaïs aus dieser Lebendigkeit der Mutter entstanden. Ist das klar? La figura della madre è nata proprio come controparte allo sguardo dei due bambini, in particolare di Anaïs, la ragazza più grande, e di Bruno, il fratellino, no? Che sono degli sguardi vivaci, che vogliono qualcosa dalla vita, che vogliono della vitalità, e la madre vorrebbe dargli questa vitalità, ma non ci riesce, non è, perché è una donna che non è funzionale in questa società e quindi non riesce a trasmettere questa vitalità ai suoi bambini che lei vorrebbe dare. E nonostante queste difficoltà, secondo te è possibile, o riescono Anaïs e Bruno a trovare la felicità, cioè a trovare un modo gioioso di vivere, di affrontare questa situazione? Ja, das ist eine schwierige Frage. Sie finden diese Glückseligkeit genau durch diese Lebendigkeit der Mutter, so denke ich es. Aber ich habe dieses Buch nicht geschrieben mit einer klaren Absicht, eine Geschichte zu erzählen, die ich schon wusste, als ich angefangen habe zu schreiben, sondern sie ist aus der Sprache heraus gewachsen. Und ich glaube, genau aus eben diesem Scheitern der Mutter, aber gleichzeitig dem Mitgeben dieser unbedingten Lebendigkeit, die dann auch etwas Haptisches bekommt. Also diese Kinder fassen alles an, sie wollen nicht einfach nur wissen, sondern sie wollen alles erleben, was sie sehen. Und dadurch entsteht auch dieses Glück, das zu finden ist in diesem Buch, neben dem Schmerz natürlich. Rispondere alla domanda se i due bambini riescono a trovare una forma di felicità. Comunque c'è attraverso, anche in tutte queste difficoltà, c'è comunque un passaggio di vitalità da parte della madre verso i suoi bambini. Alla fine non può dire se sono felici o no, ma comunque c'è questo passaggio di una vitalità, di una volontà di far passare una gioia di vivere, una voglia. Soprattutto passa, e i due bambini sono così, hanno comunque una grandissima voglia di afferrare le cose, di capire, di riuscire a fare, e quindi vogliono fare delle esperienze e le faranno. Nel libro di Lolve Tillmans, invece, uno dei personaggi di cui parlavamo prima, Cédric, quello maschile, apparentemente ha trovato la felicità, il successo a capo di una grande azienda. Le personnage de Cédric, apparemment, lui, il a trouvé le bonheur. Il est chef d'une grande entreprise. Et il a vraiment eu du succès. Mais là, ce suicide, il suicide di questo suo ex compagno di scuola, fa riemergere tutta una serie di cose e lo spinge ad incontrare la madre di questo ragazzo che si è suicidato e che lavorava nella sua azienda. A questo punto lui va a incontrarla e, senza volerlo, all'inizio si spaccia per uno psicologo dei servizi sociali, e quindi è questo incontro che è interessante in questo libro. La storia di questo libro è la storia di questo incontro. E Raphaël,
questo personaggio che si è suicidato e si suicida all'inizio del libro era in realtà qualcuno che a scuola se la prendeva con Cedric, e quindi un personaggio per lui molto negativo, e l'incontro con questa madre in qualche modo gli fa cambiare idea. È interessante però molto il personaggio stesso di questa madre che scopriamo in questo passaggio che leggerà adesso Lolvé e che avete tradotto, però appunto lui, il personaggio maschile di questa scena, si sta spacciando per uno psicologo che in realtà non è. Quindi trovate la traduzione, non è all'inizio della traduzione che avete. Riprendiamo da pagina 14 in alto. Da mia madre ha cercato di capirmi, di aiutarmi. E qua è Odile che parla, che comincia a parlare all'inizio. Ma mère, elle a essayé de me comprendre, de m'aider, mais elle aimait mon père. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Je suis désolée, ma question est un peu bizarre, un peu stupide. Mais quand j'ai vu les photos, j'ai trouvé qu'ils n'allaient pas très bien ensemble. Votre maman est si jeune, si jolie, et votre père... Mon père était très charismatique, très intelligent. Maman adorait l'écouter lire la Bible ou discuter de la morale. Et maman, elle y croyait au baratin du darbisme. Et de ce domaine, mon père, c'était le meilleur. Un amour religieux, intellectuel? Pas seulement. Papa voulait nous cacher tout ça, mais je les ai souvent surpris à se toucher. Il caressait ses cheveux et elle ronronnait comme un chat. C'est pour ça que c'était si dur pour elle de m'aider. Elle était prise entre deux amours. Elle comprenait que je voulais plus de liberté. Elle était même d'accord avec l'idée que je travaille. Mais c'est toute seule que j'ai trouvé mon apprentissage. Ça a été super facile. Le patron m'a vue et il a dit oui. J'étais trop naïve pour me méfier et je n'avais aucun adulte pour me conseiller. Si maman avait été là, tout aurait peut-être été différent. À l'époque, j'étais juste super contente, super fière. Grâce à mon petit salaire, je pourrais contribuer aux frais du ménage. On était pauvres et le moindre sou faisait une différence. Et j'allais rencontrer des gens, c'est pour ça que j'ai choisi la vente. Mais papa n'était pas fier de moi. Comme je refusais d'abandonner mon apprentissage, il a voulu me mettre dehors. C'est maman qui a trouvé un compromis pour me garder à la maison. Elle m'a fait un lit dans le cagibi. Je mangeais à part aussi. C'était une période bizarre. D'un côté, j'étais très heureuse. Je sortais, je découvrais le monde, les copines, les garçons, la fête. Et d'un autre côté, je vivais comme une paria à la maison, pire qu'un chien. Personne ne me parlait. C'était dur d'être si seule, si transparente. J'avais parfois envie de mourir dans ce cagibi. Le patron m'a proposé de dormir dans l'arrière-boutique, mais lorsque j'ai compris ce qu'il voulait en échange, j'ai limité mes nuits au magasin. Il voulait quoi? Du sexe. Hein? Vous pensiez à quoi d'autre? Elle me sourit comme si elle me parlait d'une vidéo d'un chat qui pète sur YouTube. Excusez-moi, Odile, vous êtes en train de me dire que votre patron d'apprentissage vous a violée? Je dirais pas vraiment violée. Je l'ai laissé faire, plutôt. Vous aviez 16 ans. Oui, mais c'était pas mon premier non plus. C'était pas quelque chose d'important pour moi, le sexe. Alors, quand j'aimais bien un garçon, je le faisais. J'étais déjà sale, un peu plus, un peu moins, ça changeait rien pour moi. Mais le patron, je l'aimais pas, et il était vieux. Si je l'ai laissé faire une fois ou deux, c'est parce que j'avais besoin de me reposer à la boutique. J'aimerais dire quelque chose, mais rien. Pas le moindre mot ne me vient. J'inspire la fumée d'Odile en fermant les yeux. Alors vous comprenez que quand Thierry m'a proposé de vivre avec lui, j'ai tout de suite dit oui. Thierry, il avait 20 ans. Il était beau, grand, fort. Il travaillait dans le magasin de télé, juste à côté de ma boutique. J'étais folle de lui. Tout le monde nous enviait. On était super branchés à l'époque, les deux rebelles de la Grand-Rue. Et puis on était sacrément beaux. On a vécu ensemble un an, probablement la meilleure année de ma vie. J'étais libre, on sortait tous les soirs, j'avais des amis, on prenait des drogues géniales. Malheureusement, ce couillon de Thierry, il n'aimait pas tant les capotes, et il s'en passait un peu trop souvent. Et je suis tombée enceinte. Et après, vous savez, je vous ai déjà dit comment il m'a laissé tomber, ce salopard. Pas besoin de répéter.
Comment ça s'est passé quand vous êtes retourné chez vos parents? Votre père vous a à nouveau forcé à vivre dans le KGB? Et le bébé? Ma mère s'occupait du bébé, mais moi j'étais dans le KGB. Ils ont essayé de me convaincre de leur laisser Raphaël. Peut-être que j'aurais dû. Trois de mes frères sont très heureux dans la communauté. Bon, le quatrième s'est foutu en l'air, le cinquième a disparu et le dernier sort plus de l'asile. C'est du 50-50. Peut-être qu'il l'aurait été dans le bon 50, mon Raphaël, qui sait. Elle cache son visage dans ses mains, retient des sanglots. Je lui passe la main dans le dos. Elle me sourit et nous resserre du blanc. Maintenant, on peut parler un peu de la pluie et du beau temps? Il est très chaud ce mois d'octobre, n'est-ce pas? Dans cet extrait qu'on a entendu, bon, il y a beaucoup de thèmes, de trucs liés au tabou. Ce qui frappe le plus, je pense, c'est ce rapport au sexe, à la sexualité de ce personnage. Il y a une légèreté d'un côté, mais de l'autre, il y a aussi du mal à parler de Raphaël, de ce que ces rapports avec les hommes ont donné comme fruit. Et donc, tu me disais avant que le titre aussi, « Les fils » ou « Les filles », parce qu'il y a justement des liens dont on parle, les fils, justement dans ce livre, il y a ces fils, donc, ci sono dei figli in questo libro, ma ci sono soprattutto delle madri dietro, il y a des mères derrière. Et l'influence que la mère a eue sur cet enfant vient peut-être aussi du darbisme, de la religion. Et là, on parle beaucoup de religion par rapport à l'islam, mais là, on a une religion qui est aussi extrême, une vision aussi fermée de la religion. Tu penses que sur la famille, donc indirectement sur Raphaël, qui n'a pas vécu ça, il y a eu une influence du darbisme. Oui, bien sûr. Dans cette famille-là, Odile, donc la mère, elle a été complètement écrasée, dominée par la vision religieuse de sa famille, et notamment la sexualité qui est complètement fermée. Et bien sûr, ça conditionne après, ça reste comme une trace, même pour ceux qui ne le vivent pas. Et du coup, ce rapport complètement froid et distancié au sexe est dû à la religion qui dit que, le dharmisme en l'occurrence, que vraiment la sexualité c'est mal. Et donc, si on y va un tout petit peu, tout de suite on est sale. Donc une fois qu'on est sale, il n'y a plus de limite. Et c'est exactement ce qui arrive à ce personnage de Dil. Et en fait, ça lui fait énormément de mal. Là, elle le traite avec légèreté parce que c'est sa manière de gérer la situation, mais se considérer comme sale, c'est terrible. Et puis forcément, ben, pour son fils, ça fait un ricochet. Ça fait un ricochet qui va le marquer énormément. Sì, quindi dunque c'è questa idea del darbismo, della religione che schiaccia, che domina questa donna, Odile. C'è una visione davvero chiusa e lascia chiaramente una traccia poi anche alle altre persone come Raphael, che ne sono toccati solo indirettamente. Una visione religiosa come altre, dove la sessualità è vista come il male assoluto. E questa leggerezza di parlarne è un po' il suo modo, il modo di questo personaggio di affrontare la cosa, chiaramente. Però il fatto di sentirsi sporca per via di questa visione è chiaramente una visione davvero terribile per lei. L'altro personaggio di questo libro, Cédric, come l'ha detto, apparemment, il trouve il a le succès au début du livre, puis tout vient changer, toute cette situation vient changer. Sa mère, dans le livre, n'est pas très présente.
Mais là aussi, est-ce que c'est la famille pour toi, pour ce personnage qui a eu beaucoup d'influence sur lui, ou plutôt une envie de revanche par cette enfance de bullisme qu'il a eu enfant. L'altro personaggio, quello che fa lo psicologo, si spaccia per un psicologo, ha avuto invece molto successo nella vita, però tutto questo che succede viene a mettere un po' in crisi, e questa voglia di successo viene piuttosto dalla sua famiglia, anche se c'è una madre che non è molto presente, o piuttosto in una voglia di rivincita rispetto all'infanzia che ha avuto di bullismo. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. En fait, ce personnage de Cédric, il s'est construit une enfance, il s'est construit une légende personnelle pour se protéger. Et donc, oui, c'est construit cette idée de revanche en prenant un personnage comme étant totalement négatif. Et c'est ça qui va beaucoup le perturber en discutant avec Odile, parce qu'il va être confronté à vraiment comprendre que ce qu'il a construit comme souvenir, bah, c'est un stéréotype, et que c'est un tout petit peu plus compliqué la réalité. Et pourquoi il s'est construit des souvenirs si éloignés de la réalité ? Parce qu'il a été extrêmement blessé et attaqué par le fait d'être harcelé à l'école, mais aussi dans sa propre famille, où il a dû gérer des traumas, et la solution qu'il a trouvée, c'est de s'inventer, de se réinventer. Et ça marche très bien pendant très longtemps, comme on dit, il a beaucoup de succès, mais au fond, il y a toujours un creux quand même, parce que ça s'est construit sur un mensonge. Et ce qui va se passer avec le suicide de Raphaël, c'est qu'il va devoir, il sent qu'il doit aller derrière ce mensonge, et c'est ça qu'il fait, et ça va détruire sa légende personnelle. C'è un po' delle due cose, c'è effettivamente anche una voglia di rivincita sociale per questo passato che ha avuto, e però è perturbato da questo rapporto che si viene a creare con Odile, con la madre dell'altro ragazzo. E in ogni caso, che è centrale, c'è una costruzione, un'invenzione che lui si fa di questo passato per in qualche modo modificarlo, e questo suicidio, questo evento viene un po' a sgretolare questa realtà che lui si è cucita addosso, si è inventata, costruendosi una bugia, e quindi lasciando comunque un vuoto in qualche modo. Passando al libro di Sibilla De Stefani, L'ultima innocente, in questo caso leggiamo un brano dove è molto forte, viene molto fuori il rapporto che esiste fra Sara, questa quindicenne, e il padre. Un rapporto difficile, perché appunto lei fa un po' da madre ai suoi fratelli, però resta la figlia di suo padre, un padre che spesso diventa violento, che riesce male a gestire questa situazione in cui non c'è più la sua moglie, la compagna. E quindi leggiamo un capitolo dove tutto questo rapporto salta fuori molto bene. Si tratta di una scena dove sono insieme, e direi di farla leggere a Sibilla e poi parlarne un po', perché comunque è chiara la situazione. 16 anni. Seduta accanto a suo padre nella vecchia Toyota familiare, Sara pensava che 16 anni non è un'età come un'altra. A 16 anni non sei più una bambina. Erano le parole con cui papà l'aveva salutata quella mattina, mentre le posava davanti una brioche su cui aveva infilato una candelina. A Sara era venuto da ridere, ma poi, a scuola, quelle parole le erano tornate in mente, insistenti. Le rimbalzavano in testa anche adesso, mentre papà guidava sicuro nel traffico della sera, la musica a basso volume e il riscaldamento al massimo. Era una serata gelida di fine gennaio. Come ogni anno, come a tutti i compleanni della sua vita, avrebbero cenato in pizzeria. Margherita e Coca-Cola per tutti,
E poi papà avrebbe ordinato torta al cioccolato e caffè. E Madda avrebbe insistito per avere la fetta più grande. E papà si sarebbe fatto pregare un po' prima di cedere. Mentre Sara e Johnny si sorridevano ammiccando. Qui segue un taglio perché non possiamo leggere tutto il capitolo. Ad ogni modo questa famiglia, quindi il papà, Sara e i due fratelli minori, si recano a questa pizzeria dove vanno tutti gli altri, è una consuetudine familiare. Le cose si complicano un po', anche se tutti vorrebbero che questa serata fosse un successo, che fosse la classica serata familiare perfetta. Da un lato perché il cameriere, che è un giovane, avrà 18-20 anni, fa un po' il filo a Sara e questo crea delle tensioni, la mette a disagio. Dall'altra parte perché quando è l'ora dei regali, quindi subito prima che arrivi il dolce, c'è il papà di Sara che vuole davvero che il 16° compleanno di sua figlia sia così un evento da ricordare, le dà una busta con dei soldi e la sorellina Maddalena, che ha 3 o 4 anni, vuole assolutamente sapere quanto c'è in questa busta. Quindi Sara non glielo vuole far vedere, quindi fa sparire la busta sotto la giacca, ma la bambina allunga il braccio attraverso il tavolo per portargliela via e rovescia l'aranciata, la bottiglia finisce per terra, va in 1000 pezzi e il papà, che era già un po' teso, diciamo che la classica scintilla che attizza l'incendio. E il passo che leggerò adesso segue a questa scena dell'aranciata. Papà alzò il braccio per chiamare il cameriere e contemporaneamente incenerì Maddalena con lo sguardo. Che diavolo ti è venuto in mente? Sara scambiò un'occhiata preoccupata con suo fratello e tirò fuori un fazzoletto dalla borsa. Madda taceva, gli occhi posati sulle ginocchia e le guance roventi. Papà aveva la voce aspra e dura, che solitamente riservava a lei e a Johnny. Fece una smorfia. Madda non avrebbe mai retto. Si sarebbe messa a frignare e papà avrebbe perso la calma del tutto. Il giovane cameriere arrivò con uno straccio e un'altra bottiglia di Fanta, ma papà non lo degnò di uno sguardo. I suoi occhi d'acciaio erano inchiodati al corpo tremante della figlia minore. Timidamente, Sara si scusò con il ragazzo e gli indicò i cocci di vetro sulle piastrelle. Lui sorrise e pulì in fretta. Posò la Fanta in mezzo al tavolo. «Per la bambina», disse, «offre la casa». Sara lo ringraziò con un sorriso e gli fece cenno di allontanarsi, ma lui non sembrò cogliere l'invito. «Serata movimentata», commentò invece. La testa di papà si alzò di scatto e i suoi occhi si conficcarono sul viso del giovane. «Portaci la torta», sibilò. Lui lo guardò attonito, arrossì e corse via. Sara afferrò il bicchiere e inghiottì un sorso di Coca-Cola, con il viso in fiamme. Non osava guardare suo padre in faccia. Aveva paura di tradire la rabbia bollente che le scorreva dentro, che le faceva venire voglia di avventarsi contro di lui e strozzarlo, o ficcargli le dita negli occhi, o qualunque altra cosa, pur di fargli male, di fargli pagare quell'umiliazione pubblica che le bruciava al petto. Ma non poteva fare niente, non poteva dire niente. Una sola parola sbagliata e la serata sarebbe stata irrimediabilmente rovinata. Sara era troppo sveglia per ignorare che le cose potevano ancora peggiorare. Così si limitò a sorseggiare il suo bicchiere in silenzio, aspettando che papà sbollisse. Sentì la sua voce aspra rimproverare Maddalena e ordinare a Johnny di stare seduto composto e poi il rumore sordo del silenzio. Solo allora alzò lo sguardo, fece scattare il tappo della bottiglia e l'allungò alla sorellina. «Bevi un sorso», disse Sara, «e occhio al tavolo». Johnny si lasciò sfuggire una risatina e sul viso del padre passò un fremito. Sara sorrise alla bambina e «dai, scherzavo». Versò la bibita nel bicchiere e glielo mise in mano. «Salute», disse. Madda lanciò un'occhiata inquieta e un po' implorante al padre. Lui scosse il capo e le sue labbra disegnarono un mezzo sorriso. «Bevi, bevi, meglio dentro che fuori», commentò, sarcastico ma gentile.
Madda incollò le labbra al bicchiere e lo vuotò con pochi, avidi sorsi. In quel momento arrivò la torta. Sara notò che il cameriere sorrideva in modo forzato ed evitava gli occhi di papà. Sentì una morsa di compassione per lui, poveretto, e dire che aveva solo voluto essere gentile. A volte Sara suo padre proprio non lo capiva. Perché doveva essere sempre così incazzato col mondo? Posò la torta davanti a Madda. «Per la principessina», disse. Sara alzò gli occhi al cielo e non disse niente. Vide i grandi occhi blu di Maddalena posarsi sul giovane cameriere inesperto e scuotere decisa la testa. «Non io», disse, «lei», e puntò il dito nella direzione della sorella maggiore. Quando il ragazzo si girò a guardarla, Sara arrossì. Lui le sorrise. «Auguri, principessa», scherzò, mentre i suoi occhi si attardavano su di lei. La fissava. «Posso chiedere alla principessa quanti anni compie?» Sara si dondolava sulla sedia e non lo guardava. Aveva intrecciato le mani sotto il tavolo e sentiva il sudore colare tra le dita. Il suo viso era di fuoco. La presenza nervosa di suo padre gravava di lei come un giudizio universale. 16, mormorò. Ma parlava così piano, a capochino, che lui non la sentì. Si piegò verso di lei. «Cosa?» chiese. Fu fulmineo. Il suo braccio scattò in avanti. Le dita si strinsero attorno alla camicia bianca del giovane e lo trascinarono verso il basso, fino a fargli sfiorare il tavolo con la guancia. Quando parlò la sua voce tremava, minacciosa. «È solo una bambina a testa di cazzo», sibilò papà. Lo teneva fermo, il viso a pochi centimetri dai tovaglioli imbevuti di aranciata. Poi lo lasciò andare, nello stesso modo brusco e repentino con cui l'aveva afferrato. Il giovane si raddrizzò di scatto e rimase lì, impalato, con il viso in fiamme e la camicia in disordine. «Sparisci o t'ammazzo», minacciò papà. Il ragazzo non se lo fece ripetere. Corse via, incespicando in mezzo ai tavoli, sotto gli sguardi stralunati degli altri commensali, che avevano assistito alla scena in silenzio. In questa scena trovo sia davvero molto forte l'inizio, il come si apre e il come si chiude. Cioè l'inizio c'è questo padre che dice a 16 anni non sei più una bambina e poi alla fine di tutta questa scena è solo una bambina, testa di cazzo, lasciala stare. C'è proprio questa contraddizione nel padre che però spiega molto bene, penso, come il padre vede questa Sara. Cioè da una parte ha bisogno che sia un'adulta, che sia una madre per i suoi fratelli, e dall'altra ha questa necessità sua invece di dimostrare al mondo di essere un uomo, di essere forte, di poterla proteggere. E quindi c'è questo personaggio, è molto interessante questo personaggio di Sara, il suo rapporto col padre, perché in qualche modo rappresenta bene l'adolescenza, quell'età in cui non si hanno i bambini né adulti. E tutto questo libro è un bel romanzo molto duro, ma un bel romanzo sull'adolescenza. E quello che mi viene da chiederti è quanto avevi nella testa questo padre, e c'era già o si è in qualche modo materializzato scrivendo di Sara? Come esigenza per descrivere Sara, o c'era già sin dall'inizio questo padre? Ma allora, il papà di Sara è uno dei personaggi su cui mi viene chiesto più spesso di parlare, immagino perché sia un personaggio controverso. Il fatto di non voler fare un personaggio troppo caricaturale era una delle cose a cui io tenevo. Volevo un rapporto tra un padre e una figlia che fosse certo difficile, come sono in fondo tutti i rapporti fra genitori e figli, soprattutto in questa età degli estremi che citavi giustamente anche tu, che è l'adolescenza. Chiaramente l'adolescenza, c'è qualcuno che ha scritto che gli adolescenti sono dei diamanti grezzi, hanno ancora in loro tutto lo splendore e in qualche modo anche l'innocenza della prima infanzia, ma hanno già anche qualcosa di ciò che verrà dopo, di quell'ombra che inevitabilmente abita negli adulti e che abita, credo, in ciascuno di noi. Sono però limbi, dico, e in questo sono più estremi. Quindi serviva un personaggio paterno in grado
così, di relazionarsi con un personaggio giovanile così forte, e la situazione familiare loro è una situazione estrema, quindi tutti questi estremi, tutte queste estremità, queste punte che in fondo vanno a ledere, vanno a incidere la carne, fanno sì che non vi siano molte vie di mezzo. In questo senso il personaggio del padre è capace di gesti di estrema generosità, di estrema bontà. In fondo il papà di Sara è uno che si spacca la schiena tutto il giorno per cercare di dare solo il meglio ai suoi figli, fa tutto quello che può per questo, onestamente e sinceramente. Dall'altro lato non riesce a gestire l'assenza della compagna, della moglie, quindi anche della madre, dei suoi figli, e questo lo spinge anche in zone d'ombra abbastanza profonde. Per esempio ha una chiara predisposizione alla violenza, che qui si vede solo in parte, che poi nella seconda parte del romanzo, quando diciamo i rapporti tra lui e Sara si faranno più tesi, verrà fuori. Però volevo che fosse un personaggio così vivo, quindi capace di portare in sé sia la luce che l'ombra, e non di incarnare o il bene o il male, cosa che appunto forse la letteratura contemporanea non deve, a mio avviso, più fare. Allora, l'idea di questo incontro era soprattutto quella di dare spazio ai testi, quindi alle letture. Purtroppo il tempo scorre velocissimo, quindi volevamo comunque chiudere questo incontro, questa lettura, con altre tre brevi letture da tutti e tre i romanzi. La prima lettura che facciamo di Giulia non è presente nella traduzione che abbiamo fatto, ma abbiamo scelto un pezzo breve, una breve scena che però è davvero fortissima, trovo. E poi facciamo in fila tre brevi letture ancora. Per la seconda di Lolvé invece avete la traduzione, ed è l'inizio della traduzione che avete stampata, e poi chiuderà ancora Sibilla con un'ultima lettura. Come detto, quella di Giulia non è presente nella traduzione che avete, quindi riassumo brevemente la scena così riuscite a seguirla. E è un momento in cui questa madre di questi due bambini sta dormendo, si sveglia, poi ritorna a dormire, e quindi ci sono questi due bambini, Anais e Bruno, che si trovano a cucinare da soli, poi non c'è più salsa, quindi si mangiano della pasta in bianco così senza sugo, e in questa scena praticamente questi due bambini si ritrovano a fare il ruolo in qualche modo degli adulti, nonostante siano appunto dei bambini, neanche un adolescente come Sara. E questa madre poi dice di essere stanca, di essere stufa del proprio lavoro, e in una discussione con questi due bambini si ritrova a dire che forse senza di loro sarebbe potuta essere qualcos'altro la sua vita, sarebbe potuta essere in qualche modo meglio, comunque sarebbe potuta essere qualsiasi cosa, invece ci sono loro. Quindi sul tema del tabù ci sembrava... Una madre che dice, che pensa una cosa del genere, ci sembrava una bella riflessione che esce da questo libro, fra le altre. Allora chiedo a Giulia di leggere, poi a Lolvé, di cui trovate la traduzione, poi Sibilla. Mutter geht über den Flur davon, geht in ihr Zimmer. Sie schläft. Zwischendurch steht sie auf und übergibt sich oder schaut aus dem Fenster, legt sich zu Bruno auf den Küchenboden. Bruno und ich kochen Nudeln, und weil es keine Soße mehr gibt, essen wir die Nudeln nackt. Mutter kommt in die Küche und sagt, sie gehe jetzt schlafen. Du bist eben gerade geschlafen, sagt Bruno. Du bist nackt und draußen ist es dunkel und hier drinnen brennt das Licht und wir wohnen im ersten Stock. Das ist mir egal und ich bin hundemüde, sagt sie. Sie schaut in den Nudeltopf, fasst hinein, nimmt eine Nudel, riecht an ihr, wirft sie zurück. Morgen ist es wieder gut, sagt sie. Einmal ist ein guter Tag und dann wieder ein anderer. Hoffentlich, sage ich und frage, ob sie noch was braucht.
Nein, nein, mein Tierchen, sagt Mutter, mir ist nur schrecklich langweilig bei meiner Arbeit. Dieses Bewegen und angesehen werden dabei, dieses sinnlose Lächeln im Scheinwerferlicht und dann weitet sich diese Langeweile auf alles aus und ich beginne zu denken. Und wenn ich denke, dann werde ich müde. Was denkst du denn? Ich denke daran, was hätte sein können. Und was hätte sein können, fragt Bruno. Fast alles, sagt Mutter. Das ist viel, sage ich. Ja, sagt Mutter, gerade darum werde ich so müde. Wir könnten ein Spiel spielen, sage ich. Wir könnten umziehen, sagt Bruno, wenn du willst. Ci sono nel libro di Giulia, alla fine anche delle immagini e dei disegni che ha fatto Giulia, e in particolare ce n'è uno della stanchezza della madre. Questo alla... Non so se si vede fino a qua, comunque se mai potete sfogliare anche questo libro, ci sono questi disegni molto, molto interessanti alla fine del libro e fanno parte integrante di questo libro davvero interessante. E quindi adesso sentiamo la lettura di Lolvé, che trovate appunto all'inizio, è l'inizio della traduzione che avete stampata. Odile m'accueille un peu gênée. Elle semble heureuse que je sois revenue malgré sa réaction lors de notre dernier rendez-vous. J'ai essayé de faire un gâteau. Sur la table trône un quatre quarts douteux. Il a l'air délicieux. Vous montez plutôt mal. Du café? Avec du sucre? Oui, avec plaisir, Odile. Elle amène deux tasses fumantes, deux petites assiettes et deux fourchettes à dessert. Coupez le gâteau. Je coupe, elle sert. Elle arrose sa tranche de cake d'une généreuse lampée de Cointreau, et bien qu'il soit 2 heures de l'après-midi, je fais de même. Nous mangeons en silence. C'est bon. Seulement grâce au Cointreau. Vous avez bien fait d'en mettre aussi. C'est pas raisonnable, mais vous avez bien fait quand même. Sans ça, il serait immangeable, mon gâteau. J'ai toujours été nulle en cuisine. Ma mère voulait m'apprendre, mais je préférais sortir. Les garçons, moi non plus, j'y connais rien en cuisine. C'est pas pareil, vous êtes un bonhomme. Ah bon? Vous pensez que c'est les femmes qui devraient faire la cuisine et pas les hommes? Je m'attendais pas à ça de votre part. Théoriquement, non, on est égaux et blablabla. Mais en réalité, le type qui mange pas bien chez lui, il se taille. Il attend de sa femme qu'elle lui fasse à manger. Et bien, s'il vous plaît. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense que le féminisme, c'est une saloperie pour les femmes. Vous pensez que les hommes devraient tout décider? Être supérieurs à la femme et tout ça? Non, bien sûr que non. En théorie, je suis d'accord avec le féminisme. Mais en pratique, ça ne marche pas. On doit tout faire, nous, les bonnes femmes. On doit continuer à faire les vieux trucs, s'occuper des gosses, de la maison, de la cuisine, donner satisfaction aux plumards. Et en plus, maintenant, on doit travailler comme les mecs. Les hommes, ils n'ont rien changé. Nous, on se tape le double de boulot, c'est tout. Même pire. Comme on travaille et qu'on est indépendante, ils se permettent encore plus de nous laisser tomber. Comme on arrive à tout faire, il n'y a pas trop de raisons qu'ils s'y mettent, quoi. Il Luna Park era una tradizione in città. Le giostre venivano montate nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio e smontate 28 giorni dopo. La gente lo chiamava il Luna Park della Merla. E tutti lo aspettavano con ansia. Ci venivano le famiglie, i ragazzetti in gruppi disordinati, le coppiette che si tenevano per mano. Le giostre roteavano, le luci abbagliavano, la musica esplodeva nelle casse e i bambini si rimpinzavano di dolciumi e frittelle, con le facce impiastricciate di zucchero e gli occhi che brillavano nell'aria bianca dell'inverno. Quel sabato sera, il grande piazzale di terra battuta era gremito di gente e di colori. Sara rimase ad osservare una famigliola che avanzava tra la folla. Il padre e la madre camminavano davanti, a pochi centimetri l'uno dall'altra, mentre alle loro spalle avanzavano due ragazzini, probabilmente fratello e sorella. Lei doveva avere 11, forse 12 anni, l'età di Jonathan, pensò Sara, mentre il bambino era più piccolo. Sara calcolò che dovesse avere 8, 9 anni al massimo. Brandiva un bazooka di plastica blu e aveva gli occhi che luccicavano mentre lo puntava impudente contro i passanti. La ragazzina camminava un po' in disparte,
e leccava pensosa una caramella a forma di stella. Il dolce, di un verde fluorescente, era infilato in un bastoncino di legno, come per farne un lecca-lecca gigante. Sara notò che la ragazzetta si era sbrodolata il mento e che le sue guance rose erano leggermente gonfie, come se avesse smesso da poco di piangere. Per un attimo, quel quadretto familiare la colpì, spingendola a fermarsi. Due genitori e due figli insieme nella folla. Non si toccano, non si parlano, eppure sono una famiglia. Tutti lo sanno, nessuno se ne sorprende. Sono la cellula primordiale della comunità umana e solo per questo incutono una forma bizzarra di timore reverenziale. Sara si chiese se anche lei e papà e Johnny e Madda apparivano così, dall'esterno, un'unità indivisibile di carne e di sangue, dietro cui si nasconde una violenza preistorica che nessuno mette mai in discussione. Era così in ogni famiglia. Sara guardò i quattro sparire tra la gente, con le facce del padre e della madre deformate dalle luci intermittenti delle giostre e il sottofondo di voci che affogano nella musica assordante del Luna Park. Forse, rifletté mentre la famigliola abbandonava per sempre il suo campo visivo, gli strascichi di lacrime sulle guance della figlia erano il segnale tangibile delle tenebre, la violenza fatta carne sul viso di una bambina che deve crescere in fretta. Bene, io ringrazio tantissimo le nostre autrici, Julia Weber, Lolve Tillmans e Sibilla De Stefani. E, niente, il festival continua con il resto della programmazione, grazie a voi di essere stati presenti a questo incontro.